Ragazzi, buon Goldeney e benvenuti, incredibile, sul primo episodio di Indigo Park Chapter 1, baby, let's go! Concedetemi una minuscola premessa, Sus, perché giustamente vi starete chiedendo: ma che diavolo ci fa questa serie, Sus, su questo canale pazzesco e incredibile? Molto semplice, ragazzi miei. Io sto registrando questo video il 1 giugno, ma poi probabilmente questa serie di Indigo Park, che non so quanti episodi verranno, spero almeno 3-4, la vedrete probabilmente circa metà giugno, se non più avanti, perché mi serve come cuscinetto se dovessi finire Dark Deception prima. Dark Deception, probabilmente, per quanto vedrete questo video, staremo agli sgoccioli, perché io pensavo fosse molto più lungo. Io faccio un capitolo a video, ragazzi, calcolate che ho registrato quello delle paperelle. Mo ci stanno tipo i clown. E poi c'è il capitolo ultimo e è finito, perché il quinto non si sa quando esce, quindi pure lì stiamo agli sgoccioli. Poi ovviamente me li dovrò rifare un paio di volte per prendere gli extra, però non è come Poppy Playtime che mi sono durati anche 10 episodi, capito, no? Project Playtime sta un attimo in pausa, sarà uscito l'episodio 12. Project Playtime ci sono affezionato anch'io, però ragazzi è ripetitivo assai, perché sono le stesse cose. Poi magari qualche volta qualche episodio su Mummy Long Legs, a chi vuoi che vi riporto, però fin quando non esce la fase 4 pure lì. Quindi di fatto mi serviva un giochetto sus, perché poi di Elden Ring ci sarà il DLC, che ovviamente esce il 21, ma io lo comincerò a registrare probabilmente il 30 giugno. Di Palworld pure uscirà l'espansione nuova, che uscirà a luglio. A livello di giochi c'è roba, però allo stesso tempo devo cercare di organizzarmi bene i video e gli shorts, questo per farvi capire a livello di tempistiche dei video. Poi perché proprio Indigo Park? Perché questa serie qua, non mi ricordo se tanti mesi fa un ragazzo me l'aveva consigliato, però io ogni tanto a fine anno mi vedo le classiche playlist, no? Top giochi horror che usciranno nel 2024, e ce ne sono alcuni che a me interessano tantissimo. C'era Indigo Park, che ho scoperto recentemente, che è uscito il primo capitolo gratuito, uno che si chiama qualcosa con Frankie, che c'è una specie di coniglio fatto di molle ed è una specie di game show dove tu devi scappare altrimenti muori, che è molto carino. E un altro è quel tizio dello zoo, che dovrebbe uscire a fine anno. Praticamente è un tizio che lavora in uno zoo, c'è un virus che attacca gli animali, tu devi sopravvivere, pure quello sembra molto figo. E in questa listina c'era proprio Indigo Park. A me aveva attirato da morire l'idea del pupazzetto, perché io solo quello so di questo gioco. So che si chiama Indigo Park, sarà ambientato in un parco giochi, molto simile a Poppy Playtime, quindi ci sono le creature sus, c'è un luogo sus, c'è un mistero sus, noi siamo il classico tizio che si trova qui per qualche motivo, dovremo sopravvivere. Però ne ho sentito parlare molto molto bene, e poi io sinceramente mi sono innamorato del pupazzetto che sembra un procione che sta nel logo di Indigo Park, quindi sinceramente ho detto dai, lo devo provare. Ho visto il trailer, sembra molto carino, non mi sono spoilerato niente, quindi ragazzi spero vi faccia piacere questa cosa dei piccoli giochi horror che vi infilo oltre ai sondaggini sus delle serie più lunghe. Ragazzi, poi ovviamente inizierà anche la serie di Bendy, ragazzi, la voglia, cose incredibili. Allora ragazzi, io direi di partire. C'è un tizio sus che mi guarda? Cos'è? Non lo so, non riesco a vedere. Sembra avere delle piume, che è un falco? Non lo so, vabbè. Poi scopriremo, incredibile. Comunque non promette bene. Allora direi di fare play. Vai, sono molto curioso, ragazzi. Vedi quanto è carino il procione? Io mi sono innamorato del procione, è troppo bello. Journey to this newfound paradise we welcome. Indigo Park offers a slice of the American... Quanto Poppy Playtime da 1 a 10, 12, ragazzi? Questo che è l'Eliot Ludwig di Indigo Park? Generation captures a glimpse of the exciting future, the values, dreams, and unwavering truths that gave rise to our great nation. Here you embark on the journey of a... Ipotizzo stia raccontando il fatto che ha aperto questo parco chiamato Indigo Park. Ok. Non leggo mai nella vita che ci sia scritto là, però va bene, mi fido. Ok. Pappagallo, figo. Ehi Laura, sto facendo un'altra ricerca. Non ho letto mai nella vita, ragazzi. Vabbè, lo leggerò in ending. Oh, la musichetta spigna, eh. Indigo Park. Oh ragazzi, graficamente GG, eh. No, bellissimo il pupazzetto di Rambly Raccoon. Ragazzi, ma datemelo subito un procione piccolino, così, oh. Oh ragazzi, ma graficamente non è niente male, eh. Ci hanno speso i soldini, amici, qua di Indigo Park, eh. Dovrebbe essere, tra l'altro, il loro primo gioco. Ok, si corre, normale, WASD, classico.
Ah, qua F si spegne la luce, è molto Slenderman questa cosa, figo. Ragazzi, c'è l'atmosfera, eh. Mi sento un pochino più a casa rispetto a Dark Deception, ragazzi. Questo già è molto più Poppy Playtime, quindi mi piace tanto. Ricapitoliamo, abbiamo visto uno schermo dove c'era un video di quello che è l'Elliot Ludwig di Indigo Park, quindi che raccontava, abbiamo aperto il parco, che però misteriosamente ha chiuso, chissà per quale motivo. Insomma, qualcosa è andato male con queste mascotte sus. E poi non ho capito, si vedevano degli schermi dove... c'era una chat, quindi stavamo parlando con qualcuno, ma non ho mai nella vita letto cosa succedeva. Poi mi pare che ho visto dei giornali con scritto che questo luogo ha chiuso. Quindi noi siamo venuti a indagare qui, come Poppy Playtime. Lì abbiamo ricevuto una lettera che doveva venire a salvare la gente. E qui siamo venuti a investigare per qualche sus motivo. Quindi sì, questo gioco l'ho trovato in una di quelle liste sus di trailer di giochi che sarebbero usciti quest'anno. Però sinceramente è da poco che ho scoperto che il primo capitolo era uscito già. È uscito tipo a marzo, mi pare. Quindi eccoci qua su Indigo Park. Ragazzi, in fondo il genere dei mascotte horror game, ragazzi, ce ne stanno veramente tanti. E quindi, ok che Poppy Playtime, io l'ho portato tutto quanto, però magari anche questo piccolo Indigo Park potrebbe regalarci delle emozioni. E poi questo procione è troppo carino, ragazzi, io ve lo dico, eh. Allora, cerchiamo di esplorare un po' sus. Allora, io spero, ragazzi, spero si veda bene tutto, eh. Enjoy your stay. Ok. Che è sta a fare? Ah, ho trovato un collezionabile. Pure questo? Visit the an information kiosk. Ah, devo visitare un luogo per vedere i collezionabili? Tipo, va bene. Già due collezionabili appena al primo episodio, prima zona. Ok, come Poppy Playtime, proprio con le VHS incredibili, eh. Qualcuno ci ha aperto la porta sus. Ok, ragazzi. Mi ricorda troppissimo Poppy Playtime. Paura, rimorso. Ragazzi, mi sono cagato sotto, inutile dirlo. Wow. Ma dai, ma è dolcissimo, mi hai fatto cagare sotto, ma è dolcissimo. Lo vedo. Where our friendly assistant will help you begin your adventure in the park. Molly McCow. Rofftoop. Ah, è un pappagallo, non è un falco. Beh, sembra un falco. Un pappagallo sus. Ha detto che siamo i primi ospiti in 3000 giorni che questo posto è chiuso. Molto sus. E ha detto che questo posto è molto divertente, ragazzi. Quindi GG per noi. Mi sto divertendo già, guarda. E... Hi, I'm Ramley. Ramley the raccoon. And it's my job to make sure your experience here at Indigo Park is registered. Ragazzi, è inquietantissimo lui, eh. Sembra hackerato, tipo. Don't seem to have your face in our guest list. Is this your first time here at the park? Or ma lui come fa a vederci, scusami? Surgery? No worries. It's Rambly Tuesday. So you qualify for a big discount on your visit. Just follow me to the main gate. Ooh, I can't wait for you to see everything Indigo Park has to offer. Ragazzi, allora, ragazzi, con calma, è fichissimo. Cioè, l'intero budget è andato solo nelle animazioni di questo affare. Ma è troppo figo. È adorabile e inquietantissimo allo stesso tempo, ragazzi. Avete visto quando glitcha gli occhi? Io! Tanto questa sembra la videocamera che uso io per fare i video, ragazzi. È identica a quella, piccolina così. È praticamente un'intelligenza artificiale, sto procione. Quindi, vi immaginate che tipo è un'intelligenza artificiale corrotta? In qualche modo sus, perché lui ci vede, cioè è molto, ci parla, hai visto? Ha detto che non siamo registrati, quindi adesso lui ci farà registrare per entrare nel parco. Continua a dire che dobbiamo divertirci, sus. Hold shift. The gate is open. Head on into the entryway. Ok. My mistake. The gate is not open. No, ragazzi, che figata, Lucky you. Okay. You get to be the first person to try our turn on the generator mini ramble adventure. No, beh, ma è bellissimo. Cerco di tradurvelo, ragazzi, perché è tutto in inglese. Praticamente noi dovevamo aprire la porta. Lui dice, perché non apri la porta? Perché è chiusa. E lui fa, ah, la porta è chiusa. Per mandarci a noi l'incarico da fare, dice, ah, faremo un bel gioco, faremo il gioco Rambley, devi cercare la luce per aprire la porta, gioco incredibile. E dice, in bocca al lupo, va bene. Ho la sensibilità del mouse un po' volante, però va bene. The Indigo Violet Compact Power Generator. Okay. It seems to be inoperable. Okay, it's rotto. Like missing a piece. Can you find it? È bellissimo che lui ci stalkera tantissimo, eh. Sus, veramente. Un altro peluche? Ragazzi, non so dove si leggono questi peluche, eh. Ve lo dico, eh. Ah, beh, ammazza, facile. Era letteralmente su una scatola. Va bene, ok, easy. Ok, dobbiamo fare questo. Wow, animazione sus. Rambley, ci sei? Eccolo! Welcome to Indigo Park! Ragazzi,
ragazzi, io ve lo dico, potrebbe essere tanta roba sto giochino, eh? Vabbè, non penso dobbiamo prendere pure le batterie della luce proprio come nei vecchi giochi di Slenderman, no? Critter Corner, Smiley Critter? No, vabbè, sti peluche sono troppo carini, però. Questo è il pappagallo, un leone, un drago e un mega raccoon, va bene. Oh, silly Rambly. Every guest needs a critter cuff. Okay. That'll allow you access to reserved areas, charge payments to your room, and wear a critter cuff. Okay. Let's get some in the gift shop. Head in there and I'll get you set up. Credo ci abbia detto tipo che per fare tutte le robe qua dentro ci serve qualche cosa, tipo una card, penso, tipo. Figo il design del leone, sembra come di Madagascar. Ok, un altro peluche. Ecco, lui ci vedrà dalle telecamere. Guarda che carino che la telecamera si gira in base a come ci muoviamo noi, guarda. Lo vedi come ci guarda? Questo procione è sus, eh. Non me la racconta giusta, è adorabile ma allo stesso tempo sus. È tipo, è il prototype di Indigo Park. Portachiavi sus. Dai ragazzi, ma dai, ma è bellissimo. Ci sono un sacco di dettagli sus. Un altro leone. Wow, è un orologio? Beh, inquietante. Ok, quindi per muoverci in questo parco ci serve questa specie di orologio sus. Allora, qui vendono magliettine, i cappellini, i portachiavi sus, pappagallo, un drago, il leone. Ah, è un altro animale, questo che è? Una puzzola. Ok, pure la puzzola ci sta. Sus. Eccolo. Beh, carino. Sembra un pezzo di plastica. Sembra, sapete cosa? Io sono andato a Lucca Comics una volta in tutta la mia gloriosa e godosa vita. E lì a Lucca ti mettevano sul braccio questa specie di pezzetto di carta che però sembrava vagamente un orologino. E tu ogni volta che entravi ti dovevano controllare il codice per vedere se avevi pagato il biglietto. Quindi mi ricorda un po' quella roba lì. Quindi adesso possiamo... Paura. Ah, Raccoon! Dai, insomma, che diavolo è questo affare? Oh no, la porta si è misteriosamente chiusa. Chissà chi l'ha chiusa. Ah, Raccoon. Ok. Ok, abbiamo aperto. Great work, buddy. Now try entering the park and we can start our Indigo adventure. Ragazzi, comunque io lo ripeto, ma le animazioni di sto gioco sono andate soltanto per quell'affare. Graficamente non è male, ma le animazioni di quell'affare sono incredibili, eh. Sembra un cazzo di cartone animato. Probabilmente sarà il villain più cattivo, mostruoso e viscido di tutto Indigo Park, però almeno è carino da vedere. Ovviamente io non ho idea di quanto sia lungo sto capitolo 1, eh. Spero vengano almeno 2-3 video. Ok, possiamo entrare? Wow, possiamo uscire? Ah, ok, possiamo sia uscire che entrare. Wow, guarda un po' che abbiamo qui. Questo è l'Elliot Ludwig di Indigo Park che sta con il raccoon, insomma, la mascotte a procione. Potrei fare battute simil Poppy Playtime, tipo, ma sono mascotte vere? Sono costumi? Sono cose create in laboratorio come Poppy Playtime? Sono mostruosità incredibili? Non lo sappiamo, però, molto sus. Allora, io darei un'occhiata in giro perché vedo che ci sono un sacco di segreti. Io ancora non ho capito come si leggono i collezionabili. Questo pappagallo è molto sus, ve lo dico. Vabbè, io qui... Ah, era un'area nuova? Ragazzi, non sapremo mai se c'erano altri collezionabili. Che peccato. Mo' mi sento in colpa, ragazzi. Magari c'era qualche collezionabile se andava a vedere a destra. Sono andato a sinistra, no. Non ci ho pensato che potesse crollare l'universo. Quindi ora siamo bloccati qui dentro tipo Poppy Playtime. Potrei pensare che questo procione ha creato questa esplosione per farci rimanere incastrati qua perché siamo l'unico ospite. Però non voglio fare il malizioso, incredibile. E comunque, ragazzi, probabilmente i collezionabili non li avrei mai presi in una run solo. Quindi, vabbè, in caso lo rigioco e li prendiamo tutti. Molly Mecco. Quindi è un pappagallo che gli piace volare. Rumbley su un treno. Contra Finlay. Oceanic Odyssey. Ah, il drago è un drago pesce. Ok? Un drago acquatico sus. Ma che belli i bagni. Sono più puliti di quelli dell'autogrill. Ok, quello era il bagno degli uomini. Andiamo nel bagno delle signore? Non si dovrebbe fare, però noi entriamo lo stesso. E ne passa la pena. Abbiamo trovato una scatola. Mi dice che devo trovare robe per leggere. Però ragazzi, per adesso non capisco come si leggono i collezionabili. Forse è tipo Dark Deception da fuori, dal menu di gioco. Non lo so. Che poi quindi queste sono le attrazioni, tipo... Cioè, a lui gli piacciono i treni, a lui gli aerei, a lui i pesci, tipo? Perché prima mi ha detto che devo tenere la luce spenta? Già, ho notato. No, vabbè, ma è assurdo. To test your skills, I'll let you find this one all by yourself.
ha detto il parco sta avendo della ristrutturazione improvvisa e si è rimasto bloccato qui dentro. Però tranquillo, dato che è tipo il giovedì del procione, non pagherai niente e la tua visita sarà gratuita. E ha detto, perché per festeggiare non ti fai un giro sul mio trenino? Perché a lui piacciono i treni. Ragazzi, andiamo sul treno del procione. Sus, incredibile. Ragazzi, mi sono cagato sotto per quell'affare laggiù. Quella statua del procione è inquietantissima. Vedi che bei dentini che c'hai? Ok, un sacco di schermi. No, secondo me lui è tipo un'intelligenza artificiale. Racial data suggests you may be a bit older than the target audience for this ride, but it's one of my favorites. Do you know why Rambling the Raccoon loves Rambling's Railroad? L'avete visto, ragazzi, che brutta cosa che ha fatto? Allora, ci ha detto che siamo un po' troppo vecchi per questo parco, perché giustamente per bambini noi saremmo dei ragazzi. Poi è inquietantissimo che lui ci segua in continuazione, eh? Altro che il prototype in Popular Time. Avete visto che a un certo punto, quando lui glitcha, che sembra hackerato, per un attimo si è visto tipo lui con gli occhi bianchi, ragazzi. Questo è il primo capitolo, ve lo dico, eh. Sto procione non sarà il nostro migliore amico, vedrete, sarà il nostro miglior nemico, magari. Speriamo, ragazzi, di non fare la stessa fine di Popular Time, capitolo 2 col treno, che ha deragliato e siamo finiti da Catnap, io ve lo dico. Ok, ragazzi, dobbiamo salire. Ma questa musica sus? Ma questi cactus sono incazzati! Ha switchato lo schermo di colpo mettendomi un cagotto incredibile! Oh, look, it's Molly McCall! It's Molly McCall! Ever stop! You sure are, Molly. Why, you only crashed into 6 bars this week! I'm not crashing, Ok, ha detto che lei tipo adora gli aerei, ma tipo si schianta molto facilmente. Ok, sembra simpatica lei. Ma dai, ma che figata. Finley, ma è bello, lui, guardalo. Un po' triste però Finley, eh. You've known me for 100 years, Rambly. I'm always long, because I'm always longing for a... Ma con quale voce me lo stai dicendo, scusami? My ride. Oceanic Odyssey. Poi il suo gioco ha a che fare con il mondo marino. Beh, giustamente è un drago acquatico. Ma è un po' depresso lui, eh. Ma perché lui ha detto che si conoscono da 100 anni? Oh, io l'ho sentita sta cosa, eh. Io che devo fare, scusami? Questo si è buggato. Oh, è crashato? Ah, questa è la puzzola? Beh, è fighissimo il design della puzzola. Ah, ok. Il pappagallo sembra simpatico, la tipa. Gli piace volare, quella sembra simpatica. Stavo dicendo che mi era simpatica lei, adesso un po' di meno. Ok, mi ha urlato qualche cosa che non ho mai capito nella vita che mi ha detto, però va bene. Quindi lo devo interpretare tipo i cadaveri di giocattoli di Poppy Playtime, quindi questa è una versione di prova di quello. Ok, abbiamo preso un gear. Ok, basta fare così? Ah no, due ce ne servono. Ok, abbiamo preso un cappello. Ok, mi sa che abbiamo fatto. Hop to back to the ride, ok. Non ho fatto niente, ragazzi, è salito da solo sul treno, va bene, ok. Hey there, Lloyd. Do not shame me with that common folk name! I am the proud, the prestigious, the proud... Mio padre assoluto? Guarda che faccia, guarda che faccia lui! Of course it was! Qualcosa mi dice che non gli sta simpatico al leone. Fantastico! Io non so quanto sto di registrazione, facciamo, apriamo questa porta e ci fermiamo, che dite? So, what do you think? Ok. Now you know all about my tuoi amici. So where do you go? Non gli piace il leone, vedi? A parte il fatto che sono immagini del treno, ma non ci sono io. Com'è possibile? Sono uno spettro, scusatemi, pensavo di essere in foto. Ma quell'immagine lì non promette bene, ragazzi. Quella è una versione di quel pappagallo Molly McCaw, come si chiama, che ci sta seguendo, ragazzi. Quella non promette bene. Io con questo cliffhanger incredibile direi di finire la puntata, ragazzi. Non so quanto ho registrato, ma secondo me come primo episodio può andare bene. Ragazzi, cosa c'è con voi? Ci vediamo alla prossima puntata.